Ladies and gentlemen, with your very kind indulgence, my wife and myself will present to you our famous nautical extravaganza. Thank you, Bert. That's right. Ah, il dottor Oscar Wilde, presumo. La supplico, non mi chiami dottore! Lo so che nel vostro paese non c'è barbone che non sia dottore per il suo guardamacchine, ma... Ma signore, signor Wilde... E per favore, non mi chiami signore! La scongiuro! Lo so che in Italia quando si vuol fare una polemica molto saccente e molto sferzante contro qualcuno lo si chiama per prima cosa e per iscritto appunto signore, il signor questo, il signor codesto, come afferma il signor comunque c'è orrore, che spavento, per carità, niente signore. E allora cosa? Ma è così semplice caro amico, non mi chiami, non mi chiami affatto. Del resto ho pochissimo tempo, non vede, devo partire, sono già in ritardo, mi corrono dietro. Volevo farle solo qualche domandina. Solo se la fa molto in fretta, su, andiamo. Ecco, senta un momento, senta una cosa. Ma insomma, non mi tenga sulle spine, questo suspense è terribile, speriamo solo che duri. Promette di dirmi la verità? Mi tenga presente che la verità non è mai pura e quasi mai semplice, senza contare che sarebbe terribile accorgersi un bel giorno d'aver detto la verità per tutta la vita. Non so più di dove cominciare, senta. Coraggio, non esiste nessun peccato al mondo tranne la stupidità. D'accordo, d'accordo. Non dica mai che siamo d'accordo. Quando la gente mi dà ragione comincia a sospettare di avere sbagliato tutto. Ma lei riesce mai a essere sincero? Che domande, un po' di sincerità si sa è già pericolosa, ma molta sincerità può essere addirittura fatale. Si ritiene un grand'uomo? Bell'affare, una volta si usava canonizzarli i grandi uomini, oggi li volgarizziamo. Però le confesserò, oggi ogni grand'uomo ha tanti discepoli, però è sempre Giuda. Giuda? Quello che gli scrive Giuda? La biografia, Giuda. Ah, Giuda. E agli altri, al suo prossimo ci pensa qualche non volta? Non si capisce, se le classi inferiori non ci danno il buon esempio, si può sapere cosa ci stanno a fare? E cosa si aspetta che le risponda? Si vergogni? Amica mia, si ricordi, un cinico è uno che sa il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna. E il valore di nessuna. Già, e comunque al mondo c'è solo una cosa peggiore dell'essere oggetto cosa? Di chiacchiera. Cosa? Non essere oggetto di nessuna chiacchiera. Ma non prova simpatia lei per qualcuno o qualche cosa? Non posso so simpatizzare con qualunque cosa, tranne che con la sofferenza. E la carità? La allora, carità la crea carità, una moltitudine di peccati, non me li posso permettere. Ma cos'è che le piace, insomma? Le piace qualcosa? Adoro, i piaceri semplici sono l'ultimo baluardo della complessità. Ha molti amici, ha tanti diciamo amici, che è assurdo lei, dividere le persone in buone e in cattive. Le persone si dividono in simpatiche e in noiose. E tragga le conseguenze che preferisce. Esiste una persona che le interessa? Sono tante. L'unica una. Persona al mondo che amerei conoscere fino in fondo. Piaciuta la rima? Fondo, bella, simpatica. Mondo, del resto in certe occasioni dire ciò che si pensa non è più solo un dovere, diventa addirittura un piacere. Ah, dover, piacere. E questa è piaciuta? Tieni un diario, eh? Non me ne separo mai, bisogna pure avere qualcosa di sensazionale da leggere in treno. E lei si piace così com'è? Di solito non c'è proprio niente di male in ciò che si è, semmai c'è molto di male in ciò che si diventa. Non per nulla esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri errori. E il dovere, allora il dovere? È tutto ciò che ci aspettiamo dagli altri, si ricordi, solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. Ma cos'è la superficialità per lei? Il vizio supremo! Invece tutto ciò che si vive fino in fondo è sempre giusto. Ma lasciamo stare, la vita è una cosa troppo importante perché se ne possa parlare sul serio. Riesce qualche volta lei a essere un po' naturale? Come se fosse facile, essere naturali è una posa talmente complicata da mantenere. Cos'è che le fa più paura? No, non so, in questo mondo ci sono solo due specie di tragedie. L'una, non ottenere ciò che si vuole. L'altra, ottenerlo. E sa qual è il vero mistero del mondo? Il visibile, non già l'invisibile. Qual è la sua morale, scusi? Beh, vediamo, Samuel Butler diceva che la morale dipende dalla questione se il piacere preceda o segue il dolore. Per Harry Adams la morale è un lusso privato e costoso. Per Jeremy Bentham la morale non è nulla più che la regolarizzazione dell'egoismo. Per George Bernard Shaw la morale è sospettare gli altri di non essere sposati illegalmente. Per Frank Wedekind la morale è il più splendido affare di questo mondo. Per Jean Rostand la morale è ciò che resta
festa della paura quando la si è dimenticata. Per Ernest Hemingway è morale ciò che fa sentir bene dopo. E l'immorale serve ciò che fa star male prima. Ma che purtroppo è ciò che fa sentir male dopo. Non... per la forza. Non c'è più fantasia. Del resto per Robert Musil la morale è appunto fantasia. E per lei, maestro? Nulla, moralità è semplicemente l'atteggiamento che adottiamo verso le persone che ci sono personalmente antipatiche. E si sa, un uomo che moraleggia è di solito un ipocrita, mentre una donna che moraleggia è invariabilmente brutta. Del resto Valice nel paese delle meraviglie osserva che forse non c'è nessuna morale, però la duchessa le risponde che una morale c'è in tutto, basta trovarla. Contenta? Sì, e la società? La società? Spero che intenda la buona società, insomma. Gli altri sono gente tremenda, la sola società possibile è se stessi. Ma tant'è, essere in società è solo un tedio, però esserne al di fuori è semplicemente una tragedia. Comunque si ricordi, mai parlare della società senza rispetto, lo fanno solo quelli che non riescono a entrare. E una volta dentro? L'uomo che sa dominare un pranzo a Londra può dominare il mondo. Però detto fra noi, un gentiluomo inglese al galoppo dietro una volpe che... Che? L'innominabile che corre dietro... all'immangiabile! Ha una visione politica, lei? Diciamo prima di tutto che ogni autorità è assolutamente degradante. Però in quanto ai poveri tranquilli e virtuosi, compatirli va benissimo, ci mancherebbe altro, ma anche ammirarli, ma non mi pare il caso. E la guerra? Finché sarà considerata una cosa malvagia, conserverà tutto il suo fascino. Per gli stupidi, solo quando sarà considerata volgare perderà ogni attrattiva. Ma non si potrebbe parlare di qualcosa di più gaio. Ma le donne, maestro, l'amore! Splendido, tutte le donne invecchiando diventano come le loro mamme, la loro tragedia. Gli uomini invece no, e questa è la loro tragedia. Ne gradisce un'altra? Anche due? Allora facciamo tre, Le donne rappresentano il trionfo della materia sopra la mente, così come gli uomini rappresentano il trionfo della mente sopra la morale. Poi vediamo, mai fidarsi di una donna che dice la sua età. Se è capace di dirla è capace di dire qualunque altra cosa, Aggiungiamo anche, nessuna donna può essere troppo precisa sulla sua età o sembrerebbe una tale calcolatrice. E per finire sono quattro, La quantità di donne a Londra che flirta coi propri mariti è perfettamente scandalosa. Che brutta impressione, è come lavare i propri panni puliti in pubblico. Piaciuta questa, Non ne ha proprio più? Dovrei farmene prestare, vediamo. Una donna è sincera quando non dice bugie inutili. Questo vi Anatole France. E questo sarebbe Goldoni, quando si lasciano parlare le donne poi non hanno più torto. E Sacchi ha detto che donna non si nasce ma si diventa, no? Simone de Beauvoir, e che essere donna è tremendamente difficile perché consiste nell'avere a che fare con gli uomini, Questo è difficile sul serio. E Joseph Conrad, e certo bisognerebbe mettersi d'accordo, la donna è il peggiore dei mali, come dichiara Euripide, oppure un male necessario, come sostiene Aulo Gellio. Bisogna picchiarle a intervalli regolari come se fossero dei gong, secondo Noel Coward. A ridere ne precisa, se picchiate una donna con un fiore usate una rosa per via delle spine. E Voltaire cosa ne dice, Voltaire? Le donne somigliano alle banderuole, si fissano quando si arrugginiscono. Ha detto la sua anche G.B. Show, di come sicuro. Come no, la volubilità del, la volubilità delle donne che amo è eguagliata soltanto dall'infernale costanza delle donne che amano me. Ma le donne cosa ne dicono? Sono stufo, risponde per tutte Heidi Compton Barnett. Non credo che esista una donna come le altre, forse le altre non esistono. E se ci sono, sono talmente poche che non contano. Parliamo del matrimonio, se crede. Perfetto, nella vita matrimoniale tre sono una compagnia, a due sono nessuno. Tutto qui? Perché quando uno è innamorato comincia con l'ingannare se stesso, poi finisce con l'ingannare anche gli altri. Ah, ma guarda! Uffa! L'uomo che vede i due lati di una questione è un uomo che non sa vedere assolutamente nulla. Parliamo della famiglia. Che cosa tremenda, i bambini cominciano con l'amare i genitori, dopo un po' li giudicano e va a finire quasi mai li perdonano. E quando li perdono? E perderne uno, pazienza, può capitare, è una disgrazia, ma perderne due mi sembra una sbadataggine. E gli altri parenti? Una manica di noiosi, totalmente sprovvisti di savoir vivre, e altrettanto inetti quando si tratta di scegliere il momento di morire. Uffa! Ma non pensa mai al domani? Ecco, la sola differenza tra un santo e un peccatore è che ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. E si volta mai indietro? Il solo fascino del passato è che appunto è passato, per fortuna, ma stia tranquillo, in ogni istante della vita siamo ciò che saremo, non meno di ciò che siamo stati. Non crede di sbagliarsi qualche volta? Amico mio, si sa, posso resistere a tutto tranne che a una tentazione, però gli errori fatali
mali della vita non sono dovuti al fatto che l'uomo sia un essere irragionevole, anzi, un momento di irragionevolezza può essere il nostro momento migliore. Amico mio, i veri errori sono dovuti al fatto che l'uomo purtroppo è un essere logico! E posso aggiungere due consigli? Non si sta mai abbastanza attenti nella scelta dei propri nemici! E nelle materie di grave importanza importa solo lo stile, mai la sincerità! E un po', diciamo, di sentimento? Per carità, ciò che viene prima come sentimento viene sempre ultimo come forma. Il sentimentalismo è il festival del cinismo, e sa perché? Perché il sentimentale è uno che desidera il lusso di un sentimento senza pagare niente per ottenerlo. Oh, qual è il suo piacere preferito? Questa è bella, diciamo la sigaretta, esempio perfetto di un piacere perfetto, infatti è squisita e lascia insoddisfatti. Che volete di più? Ma lei in fondo è un artista. Dimenticavo, l'arte è un simbolo, perché l'uomo è un simbolo, sbrighiamoci. L'arte è una forma di esagerazione. Mi è rimasto poco tempo, ma l'arte non esprime mai niente se non se stessa. Presto, non ci sono libri morali, ci sono libri ben scritti e libri scritti male. Su, su, la natura imita ciò che l'opera d'arte le propone, e non basta. La fantasia imita soltanto, e lo spirito critico quello che crea. Maestro, maestro, a proposito, la critica. Va bene, diciamo pure ancora una volta che il critico non è tenuto a leggere tutto un libro, a vedere uno spettacolo fino in fondo per poterlo giudicare. Per riconoscere la qualità di un vino non è mica necessario bere tutta una bocca. Maestro, maestro! Osa da dichiarare la dogana, maestro. Solo il mio genio. Maestro, maestro, un ultimo pensierino. I buoni americani quando muoiono vanno tutti a Parigi. Quando qualcuno scompare prima o poi ricompare sempre a San Francisco.